nato nel 2003 a Pescara, inizia lo studio della fisarmonica con il maestro Claudio Azzaro, che è presente qui, e io vi ringrazio, tutti vi ringraziamo, all'età di 9 anni, ed effettua corsi di perfezionamento con il maestro Enzo Ruggeri. Ma tu lo sai che è stato mio allievo? Ah, è stato tuo allievo? Sono nipoti miei praticamente. Sì, sono tuoi nipoti. Anzi, di coetanei però. Grazie, ma non so se è un complimento a me. Diciamo che guardi, ce la cambiamo così, dimostro di meno, va bene. Tu dimostri di meno, eh. Io conosco la vita da sempre uguale. Nel 2016 vince la borsa di studio della scuola civica musicale della società. Non si dice. Ottiene inoltre numerosi primi premi internazionali, normale, quindi mi sembrava sano. Italia Award, All Music Festival Vittoria, premio Paolo Barrasso e tanti altri, quanti? Decine e decine. Allora io devo chiedere una cosa a Renzo, posso anche sbagliare. Sì, è lui. Posso dire una parola? Sì, vai. Allora, solo da dire che lui lo scorso anno c'era, perché quest'anno ci sono ragazzi nuovi, proprio veramente tanti ragazzi, una nuova era. E lui c'era e lo scorso anno partì che era esattamente come gli altri ragazzi, che era il primo tentativo. Sì, ha vinto già tutti i concorsi. A parte quelli, ma nei famosi tre concorsi che ho citato ha fatto 3 volte 4. Hai capito? Che a livello mondiale è un risultato enorme. Enorme. 15 anni quarto il concorso mondiale, ma quarto perfetto. E poi c'ha la clac qui, eh. Allora, grande Gio, allora suonerà Tango al Sur di Renzo Ruggeri e Civaci. Misti, famosissimo. Non mi ricordo quale film, a parte di un film anni 50, sì. Era la colonna sonora di un film. A Gardner, di Gardner, arrangiamento Anzola. Grande Gio di Renzo Ruggeri. E poi Ciribilibin, è quello? Ciribilibin. Di Pescalozza, arrangiamenti di Modugno. Allora, grande Gio, una piccola parola la devo spendere, perché io ho inciso un CD addirittura dedicato a Gio. Allora, io e Renzo abbiamo una cosa in comune che è una specie di ferita che non si rimarginerà mai. Abbiamo avuto un amico in comune. Io amavo alla follia questo uomo, è un grande chitarrista, ho le foto nel portafoglio, penso, con la chitarra elettrica. Tu eri il più grande amico, sei venuto a musicarlo nel palco, non mi ricordo. Joe Delia, con le firme tutte e due voi. Giovanni Finizzi, di Atri, grandissimo uomo, innanzitutto grandissimo musicista. Lui ha insegnato con me tanti anni, due aule comunicanti, mi ricordo se veniva a mangiare la banana che gli metteva la moglie la custodia Renzo e mi diceva mi vergogno Gabriele, me l'ha mangiata davanti agli amici tuoi, purtroppo un male terribile, se ti sentito male a scuola è così, e quindi io ti dico ancora di più grazie di questa dedica per Giovanni Finizzi, perché lo ricordiamo sempre con il cuore, è stato anche molto incompreso questo... Non ha avuto tempo. Giovanni, non ha avuto tempo e poteva diventare veramente un grande. Lo è stato per come lo è sempre. Sì. Grazie doppiamente. Passo dietro perché anche la Carrà a 30 avrebbe fatto così. Thank you.
Allora, Andrea Di Giacomo è nato nel 1996, inizia da giovanino, c'è scritto dove? Dove è nato? C'è la mamma. Dove è nato? A Roseto, facendo degli Abruzzi. Cosa lei? Papà, la mamma. Inizia da giovanissimo lo studio della fisarmonica con il maestro Renzo Ruggeri, distinguendosi sin da subito nelle principali competizioni nazionali e internazionali. Nel 2014 e 2015 vince, 2014-2015 vince il prestigioso premio internazionale di Castelfidardo. Vabbè, premio internazionale Fisarmonica. Nel 2015 a Turku, Finlandia, ti trovato. E nel 2017 a Osimo vince la Coppa Mondiale. E sempre nel 2017 vince il Trofeo Mondiale di Accordeon a Rouen-les-Châteaux, Francia. Nel 2018 vince il PIF, Premio Internazionale Fisarmonica, nella categoria classica composizione. Attualmente è laureato nel corso di composizione presso il Conservatorio Luisa Lanuzzi di Pescara e nel maggio del 2016 ha pubblicato il suo primo CD da solista, Accordion Colors. Ha effettuato tournée in Italia, Finlandia, Russia, Stati Uniti, Lituania, Austria, Svizzera, Portogallo e Francia. E benvenuto qui all'Aurum. Allora, Andrea Di Giacomo, Roma Tango, del maestro Ruggeri, poi il medley jazz, medley significa un ensemble di brani collegati tra di loro, di Nobler, Parker, arrangiati dal maestro Ruggeri, e concludiamo questa tranche di questo concerto, di questi giovanissimi solisti, Tico Tico. Vi voglio anche un po'... di Abreu. Abreu è il direttore d'orchestra, quello uruguaiano venezuelano, sì, che ha messo su un'orchestra un po' di bar, un'orchestra dei giovani. No, quello è stato giù da me. Ah, perché pure, c'era pure un maestro Abreu, non lo so, può darmi, bisogna informare. Arrangiamenti del maestro Renzo Ruggeri. Oramai, allora, è l'ultimo. Veramente un applauso di cuore a tutti e due maestri. Il maestro è stato un grande lavoro. Io sono più giovane, ma non sono altro. Il maestro è stato guardato con la faccia, mi dice di me di guardare, perché lui ricorda bene. Io ricordo No, sì, ricordo. Perché il resto, il fatto affettivo, ci conosceva tanto tempo, lo vedo sempre uguale. C'è una foto che era il 2000 quando sei venuto con Finizi, e ho la fotografia, sei identico, capelli tanto, montatore degli occhiali. E anche i capelli. Vabbè, i capelli si tingono, volendo, sì, però vabbè, ci stanno bene uguali. Ma sei sempre uguale, il tuo maestro è, secondo me, sarà immortale. Penso che fra 100 anni avremo ancora il maestro Renzo che vengo all'Aurum a fare i concerti con la scuola, un po' di nipoti. Allora, sì, ce l'ha già. Andrea Di Giacomo. Thank you.
Com'è? Cioè questo lavoro di giro di armonica perché non porta a fare proprio. Comunque, onorata, sai che cosa penso? Che voi fisarmonicisti fate tante cose bellissime, mondiali, internazionali, per fisarmonica, ma in un contenitore come così tanto dove ci sono violini, danza classica, danza moderna, far conoscere questo strumento, per me, guarda, io sono contentissima, perché è uno strumento nobile, e magari molte signore, molti signori, molte persone, purtroppo i giovani sappiamo che stanno ancora quando è per la riviera, ma non ce ne importa, quindi chi viene a conoscere questo strumento, auguri anche per la prima volta, per me è una vittoria, Renzo, più di quando voi state tutti quanti fra di voi, che è normale. Poi un'altra cosa che ho notato, così, piccolissimo dettaglio, che è un elogio che vi faccio, il fatto che voi giovani, fisarmonicisti, vi vestite tutti uguali. No, questa è colpa mia. Ma no, è colpa mia. Uguali, forse per dare più spazio alla, perché adesso mi sono vestito, fa tendenze, no, ma... per dare spazio alla musica, Renzo, no, prego. Lo devo spiegare questo. Sì, questo lo devi spiegare perché... Lo so che volete andare a casa, però... No, c'è una sorpresa. Allora, in realtà, io come vi dicevo, per voi è stato, spero, un piacere, ma per noi è stata una prova. Io ho riempito di appunti e di come fanno gli allenatori, no? E quindi quando torniamo a casa poi facciamo i conti nel senso che ognuno ha delle cose. Bene, i vestiti fanno parte del rito, non ci si può presentare davanti a una commissione importante con un vestito sbagliato. Pensate che il nero, perché le quinte dei teatri sono nere? Perché ad esempio gli attori invece di cinema no, ma quelli di teatro si mettono in fondo bianco, l'ho fatto anche io quando facevo teatro. Perché questo? Perché è necessario che l'attenzione di chi ascolta si vada dritto al volto del ragazzo, alle sue mani. Infatti se vedete tutti gli strumenti noi tendiamo a prenderli scuri. E anche Ada, perché non fa il campionato, che altrimenti dovrebbe, perché è necessario che si concentri l'attenzione solo ed esclusivamente su quello che fa. Sono i dettagli, pensate che questi ragazzi vincono o perdono per un centesimo, stiamo parlando di un centesimo, questi sono, Andrea l'ho cominciato che aveva 8 anni, è una vita che ha suonato 3-4 ore al giorno, pensate che l'ultimo periodo arrivano a fare 4, 5, 6 ore al giorno, arrivare lì e fare per un centesimo, eppure è successo a te, è successo un paio di volte, vero? Però ti è successo anche di vincere per un centesimo, 2, no? Quindi come vedete è sempre così, ecco perché quindi noi curiamo anche gli abiti, voi non ne sapete questi dettagli, ma noi curiamo anche il modo come si siedono sulle sedie. Ad esempio siamo arrivati, abbiamo provato questa sedia qui e non andava bene perché è troppo alta, 3 cm in più significa che lo strumento gli arriva sotto il collo e quindi lui sicuramente i passaggi quelli lontani li sbaglierà. Sono piccole sfumature, ecco quindi perché noi curiamo gli abiti e generalmente il nero è quello che risolve tutto. Allora, chiamiamoli questi ragazzi, una bellissima nuova generazione, Lorenzo Assogna, Manuel Marchegiani, Leonardo Nuvoloni, Gianmarco Arcini, che era più brava e più bella di tutti, vero? Ada Gianproprio, naturalmente Andrea, che sta proprio l'ultimo anno che è venuto a farci compagnia. Qui è laureata in composizione, ormai si snobba. Naturalmente io voglio ringraziare tutti voi di essere venuti qui a questo concerto così diverso dagli altri, e volevo ringraziare la bellissima e bravissima Maria. Da che si vede? Perché è più giovane. No, scherzato. Claudio Torone, Mr. Ruggeri e la questi ragazzi che non ci sono più a te, Renzo è una promessa. Sì, sì. Ecco, io vi invito al 26 e domenica con i quartetti d'archi.
vabbè, ecco. Siamo. Vabbè, siamo sempre sui livelli della massima cultura, come quella che voi avete portato qui all'Autonoma in questa serata. C'è una sorpresa, c'è un bis. Beh sì, c'è il bis, Libertango per tutti, il primo genio assoluto degli strumenti ad ancia. Libertango famosissimo, a cui dicono ancora la musica di Vecchia Romagna, come dire, molti come il quarto della quarta volta. Va bene, però. Un in bocca al lupo per le prossime competizioni mondiali, intanto i vostri allievi vinceranno. No, sono giovani. Questa è la nuova generazione, ancora c'è da fare un paio d'anni. Perché siete i più bravi, siete anche i più coraggiosi, diciamo, e poi siamo abruzzesi. Ecco, quindi è un altro punto a nostro favore. Grazie, a domenica qui a Musicante. Prego.